Mentre parte la presentazione, permettetemi intanto di ringraziarvi per aver organizzato e per averci ovviamente coinvolto in questo interessante seminario. E poi permettetemi anche di complimentarmi con questi strumenti che ARPA ha sviluppato e messo a disposizione, perché ritengo che sia fondamentale anche per aumentare l'accesso e la conoscenza di sistemi, di dati, di servizi, questo vale dal livello locale fino al livello poi europeo e globale, che altrimenti spesso possono rimanere troppo scollegati, no, rispetto alle esigenze reali poi delle amministrazioni, delle istituzioni, ma anche poi delle conoscenze dei singoli cittadini e di tutti i soggetti che devono essere, a nostro avviso, coinvolti in questo sistema di conoscenza che aiuta poi a prendere le decisioni migliori sul territorio. Quindi il mio obiettivo di questa breve presentazione che farò è quello di completare un po' il ragionamento avviato da ARPA relativo agli strumenti di misura e di valutazione, di analisi del tema del consumo di suolo a cura del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Consumo di suolo, come ha ben richiamato Luca Tamburi nella sua presentazione, deve essere correttamente definito prima di procedere a un qualsiasi sistema di mappatura, di monitoraggio, di valutazione, di analisi, altrimenti poi corriamo il rischio di confondere concetti che spesso sono simili, utilizzati spesso come sinonimi, ma in realtà presuppongono invece, hanno ricadute molto diverse sia dal punto di vista poi del monitoraggio e della valutazione, ma anche poi delle azioni conseguenti di un governo, ad esempio, del territorio e dei fenomeni di trasformazione. Quindi il consumo di suolo, lo diceva Luca, lo ribadisco, è inteso come una variazione, un'alterazione biofisica della copertura del suolo che viene di fatto oggi monitorato attraverso il confronto multitemporale di immagini satellitari, in particolare sicuramente sono da citare quelle del programma Copernicus europeo, su cui poi la collega Castellani si soffermerà ulteriormente e che ancora una volta ribadendo sicuramente l'importanza della conoscenza sia di questi strumenti che dei servizi e delle applicazioni che possono essere utilizzate. A livello nazionale sicuramente l'utilizzo di questi strumenti, poi ulteriormente approfonditi e dettagliati attraverso dei servizi nazionali, permette di avere accesso e di sviluppare delle conoscenze ancora più accurate e dettagliate del nostro territorio, e questo può avvenire grazie soprattutto alla rete di soggetti che all'interno del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente si occupano ormai da alcuni anni, da diversi anni, di assicurare questo monitoraggio. Un monitoraggio fondamentale perché è alla base poi della realizzazione di una serie di servizi successivi che sono come quelli anche ben illustrati nella presentazione precedente, che permettono di approfondire sia dal punto di vista cartografico, sia attraverso poi la realizzazione di l'elaborazione di indicatori di vario genere, la situazione anno dopo anno del nostro territorio, che a livello nazionale ha visto soltanto nell'ultimo anno quasi 60 km quadrati trasformati. Chilometri quadrati di superfici che erano precedentemente agricole, naturali, in gran parte agricole, attraverso quella loro copertura artificiale per la realizzazione di edifici, infrastrutture e altri elementi artificiali che di fatto creano una serie di conseguenze, un impatto ambientale, ma non solo, paesaggistico, anche economico, come richiamava sempre Luca nella sua presentazione, che è tutt'altro che trascurabile, anzi rappresenta di fatto la fonte primaria di perdita di biodiversità nel nostro territorio, di conseguenze in termini di aumento della pericolosità, ad esempio idraulica, che c'è in diverse aree del nostro paese,
oppure ad esempio la perdita di superfici produttive per l'agricoltura, per la biomassa e quant'altro, insomma tutta una serie di effetti ambientali e sui servizi ecosistemici che hanno portato sicuramente a una situazione di criticità in molte parti del paese, ma in particolare dove quel consumo di suolo si è un po' più concentrato nel corso dei decenni, della storia, soprattutto degli ultimi 60 anni. Perché questa percentuale del 7% che veniva richiamata anche prima, in realtà si concentra prevalentemente in alcune zone del territorio, che poi sono quelle dove tra l'altro il suolo è più produttivo, più fertile, più, anche dove sarebbe importantissimo mantenere quella capacità del suolo di assicurare le sue funzioni. E invece lì abbiamo percentuali decisamente più elevate. E in queste zone, tra l'altro, si assiste ancora oggi alla crescita più elevata del consumo di suolo, che come vedete sono le zone rosse del territorio, si concentra molto nelle zone di pianura, ovviamente intorno alle principali aree metropolitane, ma lungo la fascia costiera, lungo tutta una serie di zone dove in realtà queste percentuali sono già molto più elevate della media, quindi parliamo di 3, 4, 5 volte anche la percentuale media nazionale. E questo avviene in una situazione anche di scollamento rispetto a quelle che dovrebbero essere, quantomeno dal punto di vista teorico, ma anche poi operativo, negli strumenti, ad esempio, di pianificazione, la domanda di nuove urbanizzazioni, dell'espansione delle città e delle infrastrutture. Tant'è che oggi il fenomeno è di fatto scollegato dalle dinamiche demografiche e quindi abbiamo situazioni di aumento importante del consumo di suolo, anche in casi di stagnazione o addirittura diminuzione della popolazione residente, a dimostrazione del fatto che non è quella sicuramente oggi la causa principale della domanda, quindi principale di nuove coperture artificiali. Il consumo di suolo che poi con il lavoro del sistema nazionale di monitoraggio viene oggi suddiviso, come ancora una volta richiamava bene Luca nella sua presentazione, in diverse componenti, tra cui ad esempio una componente permanente, prevalentemente dovuta all'impermeabilizzazione del suolo, e quindi in questo caso la gran parte è dovuta all'edilizia, alle infrastrutture e ad altri aspetti che comunque non sono trascurabili, e una componente invece di trasformazione di quello che erano i cantieri, prevalentemente cantieri degli anni precedenti, o comunque coperture cosiddette reversibili, che di fatto rappresentano anno dopo anno ancora la gran parte delle trasformazioni, ma che poi successivamente saranno molto probabilmente, anzi in gran parte, come dimostrano i dati poi degli anni analizzati degli anni precedenti, convertite a loro volta in nuovo consumo permanente. Quindi questi 44 quasi chilometri quadrati che noi ad esempio abbiamo registrato nell'ultimo anno di consumo di suolo reversibile sono in gran parte, come vedete, dovuti a cantieri, questa fascia più chiara al centro di 34 chilometri quadrati circa. A loro volta la stima di queste, che ovviamente sarà poi confermata o meno nei prossimi anni, prevede che la gran parte di questa superficie sarà a sua volta convertita in nuove edifici, infrastrutture, impermeabilizzazioni permanenti del suolo. È fondamentale ovviamente anche analizzare in serie storica, temporale, queste informazioni, perché l'evoluzione del fenomeno ha dimensioni e caratteristiche diverse nel corso del tempo. Il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente ha avviato questo monitoraggio a partire in maniera sistematica negli ultimi 5-6 anni, ma sta anche ricostruendo una serie storica più lunga, con l'obiettivo di monitorare un fenomeno che ha sicuramente delle tempistiche che vanno monitorate su periodi temporali decisamente più lunghi, anche per evitare poi interpretazioni troppo legate magari alla presenza di singoli interventi. Pensiamo nel caso di una nuova infrastruttura di rilievo sovralocale che può ovviamente incidere in maniera pesante, in maniera significativa su alcuni indicatori specifici a livello
locale. E quindi, come vedete, qui abbiamo estratto alcuni andamenti, diciamo, tipici della, attraverso le semplificazioni di cinque province che rappresentano un po' dei casi emblematici e rappresentativi un po' delle diverse situazioni che possiamo cogliere sul territorio. Il caso arancione è quello della città metropolitana di Roma. Come vedete c'era un consumo medio annuale, quindi questi sono tutti dati annuali, quindi confrontabili anche se su periodi temporali diversi, con una riduzione fino al 2016-17 e poi una ripresa importante negli ultimi due anni. Una cosa analoga è successa, ma in maniera ancora più evidente, a Padova, dove di fatto si è tornati quasi ai valori annuali medi, diciamo quelli che chiamiamo pre-crisi economica. Questo calo dal 2006 al 2015-16 è stato fondamentalmente molto significativo, molti osservatori lo collegano alla crisi economica che ha toccato pesantemente il mondo dell'edilizia e delle costruzioni. Però, come si vede, insomma, la ripresa, almeno quantomeno se non realmente una ripresa economica, cosa che è avvenuta forse in parte soltanto in alcuni territori, poi quest'anno vedremo i risultati degli effetti della nuova crisi, in questa volta pandemica, che ha toccato e che registreremo ovviamente con i dati che stiamo rilevando in questi mesi. Questa ripresa ha portato, insomma, quantomeno a valori quasi vicini a quelli precedenti. Situazioni diverse invece in altri contesti o legati a situazioni orografiche particolari, basti pensare al caso di Genova, o a situazioni invece dal punto di vista anche della stessa ripresa economica o comunque della dinamicità del territorio, che non hanno portato a variazioni significative nel corso degli ultimi anni, e dove anche la stessa ripresa è stata meno marcata. Vediamo il caso, ad esempio, di molte città importanti del Mezzogiorno. L'altro elemento importante. Interruzione, mancano 5 minuti, grazie. Benissimo, sì, allora tento di accelerare un pochino. L'elemento di correlazione con altri fattori ambientali e territoriali sul territorio, non entro nel merito perché penso che la presentazione precedente abbia esposto molto chiaramente l'importanza di localizzare queste analisi in relazione a fenomeni specifici di pericolosità, ad esempio, o di localizzazione in ambiti urbani ed extraurbani, e questo è vero anche, ad esempio, se noi volessimo ricostruire un po' nello spazio le dinamiche di trasformazione per capire, ad esempio, l'influenza che hanno le principali aree urbane e metropolitane rispetto all'intensità delle trasformazioni. È importante però anche ragionare su questo. Sicuramente la presentazione del collega Massimo Paolanti entrerà nel merito, sulle diverse forme di degrado del suolo e del territorio che negli ultimissimi anni, in particolare negli ultimi due rapporti, abbiamo iniziato a studiare anche in considerazione di quelli che sono poi gli obiettivi a livello globale ben definiti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che insomma, si propongono di arrivare al 2030 con il raggiungimento di una serie di target specifici all'interno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, per l'appunto, molti di questi legati anche a una corretta gestione e tutela del territorio. E quindi ne cito due specifici, ma tanti altri se ne potrebbero citare. Il primo è quello legato all'obiettivo delle città e comunità sostenibili. In particolare c'è un target specifico che prevede l'allineamento del consumo di suolo alla variazione demografica. Quindi in una situazione, come dicevamo in precedenza, dove questa dinamica demografica è molto stagnante, quantomeno se non in riduzione negli ultimi anni, le previsioni future sono di questo tipo. Questo prevederebbe di azzerare il consumo di suolo di fatto entro 10 anni nel nostro paese. Nello stesso, in qualche modo, anche l'obiettivo più ampio della cosiddetta Land Degradation Neutrality, nell'ambito del Goal 15, che di fatto estende ad altre forme di degrado l'obiettivo di non aumentare queste situazioni di riduzione della capacità del suolo, del territorio, ad esempio, di fornire servizi ecosistemici. Di fatto, anticipando questi obiettivi, quello che era l'obiettivo che la stessa Commissione europea si era data al 2050 al 2030, cioè quello di azzeramento del consumo di suolo.
gli scenari da questo punto di vista non sono attualmente confortanti, perché il trend attuale, anche gli scenari futuri che qui vedete rappresentati con questi grafici, mostrano chiaramente che stiamo andando in una strada molto lontana da quelli che sono gli obiettivi di sostenibilità che ho richiamato brevemente prima. Anche per questo motivo l'attività di monitoraggio è fondamentale, e sono fondamentali anche le attività in qualche modo di aumento della consapevolezza anche collettiva dei diversi soggetti che a vario titolo intervengono nel processo poi di trasformazione del territorio. Parliamo sia del mondo istituzionale, delle amministrazioni ai vari livelli, in particolare anche e soprattutto le amministrazioni locali, che hanno poi il compito principale di governare il territorio, ma anche dei tecnici, dei professionisti, tutti i cittadini, fino ad arrivare a chi poi sul territorio con un solo civile, quindi pensiamo ad esempio alle comunità di agricoltori e quant'altro. Anche per questo è stato proposto e poi cofinanziato dalla Commissione Europea un progetto LIFE, si chiama Soil for Life. È un progetto che prevede un ampio partenariato che, oltre alle istituzioni come ISPRA, l'SNPA oppure il CREA, quindi il nostro equivalente agricolo, prevede il coinvolgimento di associazioni, cioè il coordinamento di Legambiente, la presenza di associazioni come la CIA e altre strutture, compresi enti locali e il mondo dell'università. Quindi una serie di soggetti che nell'ambito del progetto tenteranno e stanno tentando di raggiungere diversi obiettivi, soprattutto finalizzati a sostenere la comunicazione, divulgazione di informazioni, la sensibilizzazione riguardo all'importanza di tutelare e gestire correttamente il suolo. Nell'ambito di questo progetto la componente istituzionale, che è quella che ovviamente in quanto ISPRA seguiamo con più attenzione, prevede anche l'istituzione di alcuni tavoli di tecnici permanenti di livello nazionale e regionale, tra cui uno specifico che ha iniziato a confrontarsi sulle modalità di impostazione dei lavori futuri anche di questi tavoli, di questi osservatori regionali, che è previsto proprio anche nella regione Umbria, che vede coinvolti molti dei soggetti oggi al tavolo virtuale, ovviamente. Quindi io con questa informazione ho chiuso la mia presentazione, ricordandovi che ovviamente mi era già ben presente nella presentazione precedente che tutti i dati, le informazioni, oltre che il rapporto annuale del sistema nazionale, sono disponibili sui nostri siti liberamente, in forma aperta e facilmente, speriamo, accessibile a tutti. Grazie dell'attenzione.